Hello everyone and welcome back to Bravo Leader 80 YouTube channel. In today's video we'll have a look at the inside of a fantastic ship, the MV Karak. I was given a tour of the inside of this fantastic ship yesterday from my friends of the LSE Corp. So let's just have a look at what this fantastic ship has to offer and see you in the next video. Bye! Siamo in hangar, quindi posso venire anche. Certo. Wow. Vai, vengo così, non so cosa indosso. Pazienza. Ma che cacchio è questa cosa? È una vetta. Ma wow, ma è stupenda! Ma potevate prendere almeno la Best in Show, dai! Non sono stato io, no? Io solo! Cazzo ne so! Ma... egoista! Ma questa è più grande dell'8,90? No. No. Oh, sono caduto. Minchia, come lo recuperiamo? E tu come? Ci deve essere la scaletta, penso. Aspetta. Che si chiude sto hangar? Ah sì, c'è una scaletta. Anzi che funziona. Che quello magari potevi dire che era il problema. Minchia che spettacolo. Dentro c'è i mezzi tipo i Musk, che dentro ci stanno ci stanno i mezzi da sbarco. Sì, la moto. E c'è no. Anche un'altra nave sopra. Ora ci andiamo. Sei salito? Vieni, andiamo. Sì, sono dentro. Andiamo. Vabbè, vieni con me. Se te lascio entrare quello grande. Allora, queste sono le zone cargo. Qua dentro, qua. Bello. Queste qui dentro. Vedi, qua sotto, qua. Stiamo vedendo l'interno di una Anvil Karak della Gilda. Poi qui ci sono le docce, sono tipo delle cose, si possono mettere tipo le armature, tipo parcheggiare. Ah, figo, tipo il display delle armature di Iron Man. Sì, una cosa spettacolo del poi perché anche questo in un secondo momento non potrai portarti dietro tutto come fai adesso. Certo. Ci avrai solo la roba che giustamente ti porti dietro. Chiaro. Questa è la torretta posteriore. Oh, wow. Intanto benvenuti a tutti gli 11 viewer. Ciao Grant. C'è una visita alla sala macchine, fagli fare. Evi Lark. No, dico tutto. Quindi sarebbe Dream. Il nick non è nuovo per niente. Dream Evi, ma sei tu, mortacci di Pippo. Ciao bello. Ok, andiamo, cominciamo. Abilition deck. Guardate questa nave che cosa è. Habitation deck addirittura. Sì, vieni. Oh, bene, ho iniziato a giocare a Star Citizen per colpa di Johnny. E... salve. Oh, ma... oh. Oddio, questo che cos'è? Benvenuto nell'area medica.
giusto? America medica. Ma perché chiudono? No, vieni a questo pannello. Scusa un attimo che mi ha richiuso fuori. Con la F la deve aprire. Eccoci. Che apri con la F. Stellare decontaminazione. Mi metto dentro al lettino? No, praticamente vieni davanti a questo pannellino dove sono io. Sì. E tieni premuta la F e fai sì. Set as preferred equal. Sì. Ok. Hai fatto? Aspetta, l'avevo fatto set, non ci avevo fatto caso e me la... Aspetta. No, okay, va bene, se fai set va benissimo. Sì, sì, no, che avevo fatto anche clear, l'avevo premuto due volte. Ah, ok, no. Okay. Quindi se muori rinasci su questo tavolino. Ma dai! Sì. Indipendentemente da dove sta la nave? Deve essere in un raggio, non so di quanti chilometri. Ok. Ma siete partiti? Perché vedo che si muove tutto. Sì, perché... ok. Allora, andiamo. Questa qua è la zona, diciamo, abitazione. Qui, da questo lato, abbiamo la zona per gli equipaggi. Con... dove sei? Qua. Bello, il tavolo da biliardo spaziale. Gioco. Qui abbiamo la toilette. Di qui. Qui. Bello. Oh. Eh sì, c'è qualche scritto sulla porta. Qui. Ma anche la Carrack c'ha gli scompartimenti segreti come la Mercury? No, la Carrack no. Questa qui è la zona notte. Io c'ho lo scacchino che lo metto sulla piattaforma. Ok. Il tavolo. Perfetto. Sì, sì. Questa qui è la zona notte. Lo scompartimento da contrabbandiere. Armadi. Sì. Ah, vedi che figata. Peccato che sia sfigata quella nave, perché ogni volta che la prendo crasho, mi lascia nell'iperspazio. C'è, ah, le docce, perfetto. Questi sono... ok, sala mensa. Questa è la zona del ristoro, dove si cena, si cucina, c'è tutta... ok, adesso sto avendo tipo 3 FPS, che è un po'... ok... che figata! Questa è la cabina del comandante. Madonna, è bellissimo! Di qui... c'è... la camera da letto del comandante. Che spettacolo! Il bagno del privato. Del comandante, il privato. L'unica nave senza letto matrimoniale per il comandante. Bravo. Davvero? Ok, e di qui andiamo sul ponte di comando. Ponte inferiore. Ah, perché ce n'è più di uno? Che spettacolo. Ah, quindi tu stai qua, stai pilotando da qua. Che meraviglia. Ah, si può camminare fino qua. No. Che spettacolo. Questo cos'è? Cioè, si è aperto un qualcosa in mezzo alla stanza? Questo ancora non si è capito a cosa serve questo scompartimento. È il nucleo a curvatura. Madò. Andiamo di qui. Vai. Ah, Kito First, forse è quello che è su Star Citizen Italia. Sì. Sa che è lui. Questo è il ponte superiore. Ok, ma tutta sta gente che pilotare a che serve? Questo cos'è? Un tapirulo?
un altro da qui puoi pilotare pure. Che meraviglia. Ma adesso non si può, Sì, non immagino. ti Ah, sì. sento. Sblocca Ah, la sì, scusa. parte. Ah, ok, scusa. No, perché ho messo il push to talk che per così almeno non mi davo fastidio. No, vabbè, la puoi sbloccare per adesso, la chat. Così ti sentiamo, se no se te lo A dimentico. posto. Allora, da qui puoi pilotare pure la nave. Questa qua, Perfetto, sì, ho diciamo, è visto che si può una pilotare. mappa, un radar, mappa in generale. Sì, che Queste al qua momento è sono ancora. altri due posti, diciamo, per dei copiloti. Da qui, da in Quella questa sì, qui, quel in sedile a questa sinistra, qua esatto. usi la torretta Ah. superiore, che è remota. E quindi vedi l'esterno da quegli schermi? Si Sì, praticamente sì. può usare? Mi si posso sedere? Sì, siediti e fai Enter Remote Ok, Turret. gunner, sì. Solito meccanismo alla Goldrake. Ci sarà un bottone per accenderla da qualche Lo parte. vedi verso la tua sinistra in alto dello Ah, schermo. un bel bottone. Ah, aspetta, sì, mi era apparso qualcosa. Si illumina, Power on, sì. eccolo qua. Enter remote turret. Enter. Vai. Esatto. Oh, minchia, ma che figata. È come la torretta della Catras, ma un po' più grande. Questa spara armi nucleari da questa torretta. Che Non lo figata. so, che è size 4, che cos'è? È Dai che non lo so se sono due size 5 quelle sopra. Boh. Continuiamo, bravo. Vai, vai. Andiamo di qui. Questi qua sono gli escape pod Ah, figo. per abbandonare la nave Abbandonare quando quando dice, ma Schettino quando c'è ci dice di la mala abbandonare parata. la nave. Questa qui è una zona, diciamo, di riparazione, una specie di officina. Ah, ok. Ok, poi andiamo da questo lato. Questa è una Volevo. nave da esplorazione, questa qua tu metti, eh? Quindi Ah! dovresti poter riparare componenti oltre che armi, Sì. armature. Questa qui è praticamente una postazione per l'utilizzo dei droni. Vedi qui ci Ah! sono questi cosi qua. Praticamente fai uscire i droni che servono per l'esplorazione, per prendere Ah! Giù con la materiali, piscis. per fare Pronto? varie cose. Ce n'hai due Gatto? postazioni, vedi, una è di qua e una di qua. Gatto? Forse anche per Senti, gatto? riparare Sì, ti sento. le navi. Mi vedi? Sì, ti vedo. Andiamo giù con la piscis allora. Io intanto ricordo a tutti quelli sul canale, insomma, se non l'avete fatto, un bel follow che sicuramente aiuta. Grazie, Qui se possibile. questo è l'hangar della nuova, guarda in alto, vedi, guarda, lo sto aprendo. Ah sì, spettacolare. Che qui dentro c'è una nave, una navetta. Apri l'hangar e scendiamo giù con la piscis, vedrò. L'hangar adesso stiamo facendo quello che si fa, tipo la nave principale, tu la nave madre la lasci tipo in orbita o quello che è, e Chi mi scendi con chiama? la navetta. Qualcuno mi sta chiamando? Ho risposto. Chi mi chiama? Non lo so. Siete saliti, Dredd? No, aspetta. No. Ok. Non so se è tu. Ok. Ok, andiamo. Ah, diceva Kito che sulla Karrak è tutti size 4, anche quelli sopra. Sì. Ok, puoi chiudere. Siediti qui, Allora, chiudere. siediti. No, chiude lui. Sì, tipo di la visuale Siediti esterna, tipo. nel sedile.
No, non se la può. Mi sa che non la fa fare. Se si siede nel sedile non la vede, sì. Forse no, sai. Che cosa? No, la telecamera. Sì. La vede. Se ti siedi hai la visuale esterna. No, devi fare F4 F4. tre volte. Sì, oh, bella, bellissima. Non ti fa sedere sto. Ci hai fatto caso che tutte le cose, le animazioni non funzionano più, gatto? Eh sì, qualcosina si è rotto. Ah, siamo a New Babbage qua. Sì. Ah, bella, una bella domanda. Hai C'ho. provato a vedere nella configurazione del risparmio energetico, se hai tutto. Sì, quello delle porte, ho detto, ho impostato che il sistema operativo non mi deve spegnere le porte. E il sistema dice che è tutto in modalità, come si dice, performance, Ryzen, bla bla bla. Però le porte ogni tanto si spengono, anzi stasera sono fortunato che mi si stanno riaccendendo, cioè quando dice male si spengono non si riaccendono più. La facciamo, sì, Guarda siamo in qui, va, buca. che spettacolo. Andiamo a casa! Chi è rimasto sulla nave? Sono prigioniero, non mi pare. Come prigioniero? Stava solo dagli qualche pugno. I pugni sbloccano tutto. E chiudete voi l'hangar? Da Come si chiude? qui. Ah, c'è Da questa qui, leva qui? guarda. Sì. No. No, è qua, guarda. Di fronte. Aspetta, dove? Io sto al. Dove c'è il finestrone? Dall'altro Ah, dall'altro lato. Gira attorno. lato. Ah, l'altro finestrone, ok. Di fronte alla nave, di fronte alla nave. Ah, c'è proprio un pannello qua. Ah, Sì. ok. Closed door, da paura. Ah, guarda che meraviglia. Posto. Ok, continuiamo il giro. Andiamo a vedere se c'è Sì. l'ascensore. Ah, Andiamo giusto. all'ultimo piano. Ah, c'è anche un ultimo piano. Se la macchina gliel'hai fatta vedere? No, ancora no. Mi devo ricordare dove ci vado. Technical deck. Ah, già ci siamo al technical deck. Vabbè. Allora, sub deck. Deck 2. Deck 1. La macchina, locking collar, no, era di Ah, qui è dove qua, siamo no, entrati, no? sì, è qua sotto, però non mi ricordo la porta. Cargo. Questa è la cosa di Iron Man. Torretta. Sì, la torretta questa l'abbiamo vista. Dove ci andava, raga? Dove? Ah, da qua può essere? No. Dovrebbe Credo essere dietro che l'ascensore, no? Mi sbaglio? nell'ascensore. Dietro, dietro. E c'è la torretta dietro l'ascensore. Credo che mi sia bloccato tipo tutto. C'ho una finestra Microsoft Windows, dice The application is not responding. Minchia. Do you want to end this process? Bel crash to desktop. Lo vedete ancora lì in piedi? Se rientri subito Sì. c'è buona probabilità che torni in base. Mi fermo qua Vediamo. allora.
Vediamo. Ah, tra l'altro è proprio crashato pesantemente. Sì, capita, capita, ogni tanto. Sto rilanciando, Siamo eh. fermi. Se sei fortunato, rientri in possesso del tuo corpo. Bene. Ah, eccoli, i motori sono qua su di al technical comunque, Dragon, Hai visto? Io non me ne Allora, ricordavo. devo fare. Cannot join server, mi dice. Vedi qua dove c'è di sotto? Aspetta. Prova ancora, prova ancora. Cannot join. Aspetta, no, mi fa entrare. Dice cannot join, ma poi alla fine mi ha fatto entrare. Sì, comunque il tuo corpo è ancora qua, lo vediamo, quindi questo è un buon segno. Bene. Ah, i rumoretti che ci sono qua dietro, mica l'avevo sentiti mai. Mi sembra che ti arredo di due qua dentro. Sta caricando, eh? Sì, Sperando vediamo. che. Altrimenti mi dovrebbe far rispawnare nella zona medica, no? In teoria. Se Teoricamente sì. Se il suo corpo non lo vedo più, però. rientra nel server, sì. Io qua lo vedo. Ah, sì, qua, qua, scusa. Non lo vedo. Sì, eccomi. Sto davanti a voi, che spettacolo. Ottimo. Però non mi riesco a muovere. No. No, vedo. Lo state Sì, vedendo? vabbè. Lo riuscite a vedere lo stream? Ammazzati, ammazzati, dovresti rinascere qua. Fai Io dallo stream ho backspace. premuto F4, si vede solamente il fucile. Ok, Backspace. allora faccio il Tieni suicidio. premuto il backspace. Sì. Sperimentiamo dove risponerai. Vediamo. Si accettano scommesse. Dai, 1, 2, 3. Ah, Qua, mannaggia, dovevo far qua. partire una pronostica. Sì, Qua, sono nel qua, Med giù. Bay. Che Oh, un pull. spettacolo! Sì, ok, perfetto. Che Med Bay. spettacolo! Dovevo fare un sondaggio. Prima di fare il. Come si chiama? Prima di fare il suicidio, dovevo fare il sondaggio sulla chat. Cioè, la possibilità di mettere il sondaggio. Che usando i. Scommettiamo. Sì. Allora. Venite su al technical, dai, vediamo i motori. Ah, io stavo seguendo il pilota, quindi no, ho sbagliato, scusate. No, dalla parte completamente opposta, in fondo. Quindi, ah, Dritto, io stavo dritto, al dritto, dritto, medico. dritto, Ecco qua, là, da qui, dritto. perfetto. No, sinistra. Eh sì, Kit, è stata un'esperienza mistica proprio. Artica. Devi andare per le torrette drag e passare e tirare dritto in pratica. Ah, adesso nel frattempo mi faccio vedere le torrette. Da qui si va nelle torrette, vedi? Là in fondo c'è una Ah, mi torretta. sembra proprio quella del Millennium Falcon questa così, oh. Figata. Ma dopo ci andiamo, eh. Engineering. 44 milioni di chilometri Da qui, di nostri. da lì, esatto, Qua ci dritto. sono Eccoci. i
Che belli. E immagino che questi pannelli si potrà, che ne so, pistolare e fare qualcosa, spero. Prima o poi. Sì, e poi sotto c'è il piano engineering. Se prendi l'ascensorino questo qui o le scale, Sì. scendi giù al piano ingegneria, dove gli ingegneri lavoreranno sui motori. Che bello. Guarda qui che spettacolo che Scendi, scendi, che non esplode. è. No, stavo facendo un giro per vedere un po' tutto questo cosa che è veramente Bravo, una figata. se premi F12 la vedi la chat, così non hai tutto con le scritte in testo. Qui in teoria ci saranno ci sarà l'accesso ai componenti. Ah, perfetto. Sia qui Questo in fondo. uno. Tutti questi pannelloni. Wow. Wow. Che è enorme. Questo è il quantum in pratica. Bada. Ma Quando ci saranno problemi al quantum, l'ingegnere verrà qui e dà lavorerà le qua. botte con la chiave inglese, tipo così. Esatto, esattamente. Madonnando. Ti sparerai sopra, dopo, poi vedrai, ognuno ha le sue Ci sono tecniche. gli scudi. Bello, mazza, veramente. Eccoli qua. Ma hanno spiegato, Schilgen c'è pure scritto sotto, hanno spiegato che tipo di interazione si potrà fare con i componenti che si trovano qua? Ah, ecco, si aprono come contenitori, dentro si potrà interagire, alcuni avranno anche dei consumabili inseriti. Ah, figo. Consumabili o anche quelle che si chiamano blade, di componenti che ne modificheranno il comportamento. Questo qua è il coso, quello per raffreddare, come Ah, si il chiama? cooler. Cooler. Cooler, sì. Si vede che c'ha tutta la nebbiolina intorno. Qua c'è l'altro, mi pare. Sì, ok. Fuel Poi tank. ci apriamo la benzina qua dentro. Quanti galloni. Notevole, veramente notevole. Comunque questa nave è fantastica, regà. Allora, a chi la devo fare la domanda? Una domanda scomoda. Quanto costa? Quanto costa? Chiedi al gatto, chiedi. Quanto costa un Cristo del genere? Così per curiosità. In game costa 26 milioni? Sbaglio? 26, sì. In game Allora, ok. costa 26 milioni. Questa è Beh, comprata se. in game, quindi è possibile comprarla. Certo, no, chiaro. Mi dice Kit che costa 666 euro a Sì. comprarla sul mercato. Sì. 666. Certo, è veramente una nave fantastica comunque. Come dicevo prima, sulla chat, in pratica questa è una nave da esplorazione che sarà quasi autosufficiente, sia dal punto di vista del quantum che dal punto di vista delle riparazioni e cose varie, perché questa sarà fatta per saltare tra i vari sistemi. Ok. Questo è il frigorifero di Ice, c'ha la lattina qua Ehi, dentro. attenzione, abbiamo una sub, se non erro. Oh, abbiamo una donazione addirittura. Grazie, ma sei stato troppo gentile. Tutti i fondi andranno nel fondo microfono. Sto cercando di prendere un microfono nuovo. Hello again. I hope you really liked the video. If you enjoy watching this channel, please leave a subscribe just down there. I wish you all the best for tonight and hope to see you tomorrow soon. Bye.